Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Pokémon Mystery Dungeon. La scorsa volta continuavamo a scappare da Dusknoir e dai suoi scagnozzi dei Sableye e oggi dobbiamo andare a recuperare Grovyle per chiedergli cosa sta succedendo e come tornare nel nostro presente. Ah, vedo un Mach e la cosa non mi piace per niente. Però sembrerebbe non esserci Pokémon di tipo spettro, il che mi rasserena abbastanza in realtà. Posso muovermi? Giusto. Devo levargli il rotolamento che abbiamo appreso che non funziona con Munchlax. Aia. Una mossa. Schermo luce. Ma una mossa decente, vi prego. Cioè tipo fossa, che ormai la sto cercando da una vita. Anche se sono abbastanza sicuro ce l'avessi. Grazie. Posso muovermi? Grazie. E mamma mia, adesso si danno un bacino quei due. Oh, guardali che carini. E ora siete meno carini, però venire addosso a noi, eh. Arrivederci, è stato un piacere. Comunque, Probopass e Tangrowl, letteralmente. Sono solo questi. Non dirmi che le scale sono dalla parte opposta. Che palla. Niente, sono pure di sotto. Cioè, oh, uno Shelgon. Attenzione. Pokémon iniziano ad essere belli tosti. Perché ho fatto sto switch? Eccole qua le nostre scale. C'è anche un Fortress. Magari avessi una mossa di tipo fuoco. Poi Munchlax. La puoi imparare una mossa di tipo fuoco? Magari sì. Mi sono appena cadute delle castagne in testa. Ha fatto molto ridere come cosa. Allora, questa mela direi di scambiarla immediatamente, dato che potremmo aver fame durante il dungeon. Aia, me l'ha lanciata addosso, ehi. Oh, un'altra mela. Aspetta che la rubo. Beh, comunque i Mach hanno veramente pochissima difesa. Wow, cioè li sciotto con un'azione. Oh mamma, siamo ancora a metà, via. Verso nuove avventure. Dovremo più o meno, penso, fare altri 8-9 piani. 10 forse. Ho fatto un bel po' di strada. Non dovrebbe mancare molto ormai. Oddio, ma quello è... uno spiritum? Dovrei passare per di qui. In questo modo mi ritroverò di sicuro nella foresta. Stanno arrivando i Sableye. Non c'è tempo da perdere. A proposito, chissà come se la stanno cavando quei due Pokémon. Avranno evitato i Sableye. Oh, non ci devo pensare. Non è il momento. Devo dare ad ogni costo la priorità alla mia missione. Ho promesso di portarla a termine, anche a costo di fare dei sacrifici. È ora di andare. Ehi tu, fermati! Eh? Che c'è? Hai invaso questo posto senza chiederci il permesso! Hai disturbato il nostro sonno! Ora, senza scusarti, provi ad andartene! Chi c'è là? Chi è là? Chi siete? Davvero osi indispettirci! Pagherai per questi affronti! Dove siete? Smettete di nascondervi e fatevi vedere! Ci accusi di nascondervi! Via qua, non farà male. Di nasconderci! Noi non siamo nascosti! Noi siamo qui! Noi siamo Spiritomb! Chi trasgredisce le nostre regole non merita nessuna pietà! Attenzione, il nostro piccolo amico Grovyle è stato rapito. O comunque legato in qualche modo, sconfitto. Almeno così sembrava dal suo verso incredibile di dolore. Cioè, ci ha paralizzati tutti e due. Ma veramente? Se mi killava, cioè un gran counterplay, devo dire, eh? Assolutamente via da qua. Ah, ben due di fila, eh? Maledetti. Però vedo le scalette di là, il che mi rasserena un po'. What? Perché sta scappando? Che puzza troppo il signor Ma... No, Squirtle, dove vai? Maledetto. E mo? Beh, non dovrebbe morire. Mi sembra anche abbastanza grande e forte per non farlo. Ora un po' le scalette. Perfetto. Ricongiungiamoci con il nostro compagno. Oh, una mossa! Colpo sicuro, niente. Oh, colpo sicuro, schermo luce e basta. Letteralmente, cioè non ci sono altre mosse in questi dungeon. È assurdo. Dai, levati, Metang. Ma devo dire che è parecchio fastidioso rimanere paralizzato, eh. E basta, ma quanta vita c'ha? E allora, tre azioni. È un tipo tosto. Via. Oh, aspetta, quella è una baccarancia mia. Perfetto. Che non ho preso, perché ho la cosa piena, vero? Vabbè, non importa. Oh, siamo già in fondo? Eccolo lì, Grovyle. Ehi!
c'è Grovai. Voi due. Grovai, stai bene? State indietro. Eh? Perché? Fate attenzione. C'è un nemico nascosto. Cosa? Dove? È proprio accanto a te. Accanto a me? Non può essere. Chiunque sconfini questa terra non sarà perdonato. Nessuno! Nemmeno voi! Chi c'è? Chi siete? Volete sapere chi siamo? Non siamo Spiritomb! Noi siamo Spiritomb! Siamo la manifestazione di una fusione di spiriti. Ma che cute. Di loro. Fate attenzione voi due. Quel Pokémon è forte. Preparatevi a una sonora punizione. Bene, quindi dobbiamo battere Spiritomb. Vabbè, incredibile. Allora, direi innanzitutto di assegnare una bella leccata, così utilizziamo questa che dovrebbe avere parecchio effetto. No, pensavo fosse super efficace, e invece no, quanto fa... Aia, fa male Spiritomb. Cavolo se fa male. Non me l'aspettavo, l'abbiamo paralizzato. Attenzione, l'abbiamo battuto anche, ottimo. Wow, cosa sta succedendo? Ma sei richiuso? Ma cosa... What? Ma what, ha preso paura? Cosa... Cos'era? Di cosa si trattava? Si è spaventato ed è corso via. Grovai! Non buoni, che tristezza. Ehi! Ehi, voi due! Ora mi credete finalmente? Un po' di più. A essere onesto, non mi fido molto, ma... Ve l'ho già detto! Non ha senso continuare insieme se tra di noi non c'è fiducia. Io me ne vado. Oh, fermatelo. Oh, aspetta! Non ho detto che non ti credo. A essere davvero onesto, ecco, noi non sappiamo più cosa fare. E poi prenderò una decisione. Beh, va bene. Seguitemi. Oh, dove ci sta portando il capo Grovai? Oh, un piccolo cunicolo. Ok, qui no, va bene. Qui va bene. Quei Sableye non ci troveranno facilmente. Dici, Grovai, nel futuro, perché il pianeta è paralizzato? La causa della paralisi del pianeta è da ricercare nel vostro tempo, nel mondo del passato. La paralisi del pianeta ha avuto inizio con il crollo della Torre del Tempo, che era governata da Dialga. Dialga? Chi è? È il Pokémon leggendario che controlla il tempo. Dialga controllava il flusso temporale della Torre del Tempo, ma la Torre del Tempo è crollata. E così il tempo è sfuggito al controllo. E alla fine il pianeta è rimasto paralizzato. Cosa? Cos'è successo a Dialga? Quando il tempo ha perso il suo equilibrio, anche Dialga ha perso il controllo. Ora, qui nel vostro futuro, il pianeta è completamente paralizzato. E di conseguenza, Dialga ha quasi completamente perso la ragione. Ed è in balia dell'oscurità. Dialga ora è irriconoscibile. È diventato un'entità completamente diversa. Sì, si è trasformato in Dialga Oscuro, una presenza primordiale. Ok, Dialga... Dialga Oscuro non prova alcuna emozione. Dialga Oscuro non prova alcuna emozione. Cerca solo di preservare se stesso, quindi di impedire che la storia cambi. È per questo che Dialga mi dà la caccia. Perché sto cercando di cambiare la storia. Perché ho cercato di fermare la paralisi del pianeta. Perché sono tornato indietro nel tempo, nel vostro mondo, da qui, dal vostro futuro. Cosa? Grovai, stai dicendo che sei venuto nel nostro mondo per prevenire la paralisi del pianeta? Ma è esattamente l'opposto di quello che ci avevano detto. Grovail, sei venuto nel nostro mondo per paralizzare il pianeta, vero? E Grovail, non stavi rubando gli ingranaggi del tempo? Vi hanno ingannato! Sì, stavo raccogliendo gli ingranaggi del tempo, ma lo facevo perché servivano a evitare la paralisi del pianeta. Dovevo portarli alla Torre del Tempo e metterli al loro posto. Questo avrebbe evitato il crollo della Torre del Tempo, ormai imminente. È vero che rimuovere un ingranaggio del tempo dalla sua posizione causa in quella zona l'arresto del tempo. Ma è solo un processo temporaneo. Riportando gli ingranaggi del tempo nella Torre del Tempo, il tempo sarebbe tornato a scorrere ovunque normalmente. Ma allora, tutte quelle cose che Duskron ci ha detto di te, come per esempio che nel futuro sei un fuorilegge ricercato, e di come sei scappato dal futuro, e che ti sei rifugiato nel nostro mondo, nel passato, per sfuggire alla legge... Quindi stai dicendo che sono solo un sacco di bugie? Cos'altro potrebbero essere? Questo perché Duskron in realtà è... non è altro che un agente mandato dal futuro da Dialga Oscuro per liberarsi di me. Cosa? Duskron è stato incaricato di liberarsi di te?
Proprio così. Come vi ho detto, Dialga Oscuro cerca di impedire ogni tentativo di alterare il corso della storia. Perciò, quando ha scoperto che ero tornato indietro nel tempo, mi ha messo Dusknoir alle costole. Il grande Dusknoir? Non può essere. Lo so, per voi è difficile da credere. Non ci posso affatto credere. Stai dicendo tutto questo del grande Dusknoir? Non capisco perché Dusknoir qui agisca in questo modo, ma io ammiravo Dusknoir. Non posso crederti. Ehi, hey, dove stai andando? Sto andando da Dusknoir. Cosa? Voglio vedere Dusknoir. Devo scoprire se quello che dice è vero o no. Che senso ha? Per loro sarà solo più semplice sbarazzarsi di te. Non hai alcuna possibilità contro di loro. Allora, cosa dovrei fare? Cosa dovresti fare? Non te lo sei già chiesto prima? E hai deciso che avresti fatto di testa tua? Insistevi nel dire che, poiché non sapevi a cosa credere, non avresti accettato a priori la mia versione. E che avresti deciso con la tua testa. E in momenti come questi, quando le cose sono difficili, che bisogna essere forti. Pensa con la tua testa e poi agisci di conseguenza. Grovai, adesso cosa hai intenzione di fare? Tornerò nel passato per fermare la paralisi del pianeta. Per farlo, devo trovare Celebi. Celebi? Sì. Potete venire o non venire. Tocca a voi decidere. Dovete decidere di testa vostra come agire. Non dipende da me. Ricky, sì, lo so. Quello che ha detto Grovail ha ragione. È una dura realtà. È per questo che dobbiamo essere forti. E va bene, andiamo. Raggiungiamo Grovail. Ricky, dobbiamo tornare indietro.